Ciao a tutti e benvenuti e benvenute nel nostro canale. Oggi parleremo di un argomento che tanto è caro a molti di voi, ma anche a me. Come rilassarsi e coltivare interessi senza spendere una fortuna, anzi a costo zero. Spesso penso che avere un hobby bisogna investire tanti soldi, attrezzature, corsi, ma non è sempre così. In questo video ti presenterò almeno 10 hobby rilassanti che potrai iniziare da subito senza dover spendere nulla o quasi. Sono attività perfette per chi vuol prendersi del tempo per sé, ridurre lo stress e magari, chissà, scoprire anche tuoi nuovi talenti, il tutto restando in linea con un budget limitatissimo. Che siate mamme impegnate, donne in carriera o semplicemente alla ricerca di modi per arricchire le vostre giornate, sono sicura che troverai e troverete qualcosa che fa per te e per voi. Ricorda che prendersi cura di se stessi non deve essere un lusso, ma un diritto alla portata di tutti. Allora, sei pronta a scoprire come rilassarti e divertirti senza svuotare il portafoglio? Cominciamo! Ebbene, adesso andiamo ad elencare e a raccontare 14 hobby accessibili a tutti, che richiedono pochissimo denaro e a volte addirittura zero, e che possono essere praticati spesso anche da casa, senza muoverti, senza utilizzare benzina, la macchina, senza utilizzare niente. Quindi questo è un semplice elenco, ma io ti invito ad ascoltare tutto il video e a scrivermi nei commenti quali altri hobby tu pratichi o ti sono venuti in mente durante il corso del video che non ho scritto, che non ho elencato qua. Mi sono fatta una lista, quindi se mi vedi sbirciare al computer, mi sono fatta una lista di questi hobby curiosi, belli, sani e spesso che ti renderanno anche la vita migliore, ma sicuramente ti permetteranno di rilassarti. 1. Il giardinaggio urbano, ma anche il giardinaggio punto, che io abito in campagna. Coltivare erbe aromatiche, se magari non hai tanto spazio, punta sulle erbe aromatiche o piccole piante da balcone o da davanzale. Magari ti consiglio anche di chiedere dove magari vai ad acquistare, o meglio ancora, se metti su te lo regalo, se te lo vieni a prendere e cerchi talei di qualche piantina, riesci a riceverle anche gratuitamente. Magari prova a identificare. Io punterei subito sulle piante aromatiche, perché ci sono alcune piante da balcone, fiori da balcone, che poi è brutto da dire, però ti sporcano i fiori poi quando cadono. Ci sono veramente dei fiori che quando si appoggiano per terra, e se magari ci metti il piede, ti sporcano il balcone da far paura. E quindi magari eviterei questa cosa, perché se hai oltretutto dei vicini, praticamente se abiti in un condominio e sotto hai delle persone, è bello come hobby, però che poi gli continua a cadere i fiori e sporcare il suo balcone, non è simpatico. Cioè, se io fossi questa persona, bellissimi fiori, li amo, però magari lavoro tutto il giorno, mi ritrovo a casa al davanzale smerdato tutti i giorni di fiori, è bello, è colorato, però anche no. Quindi puntiamo magari sulle erbe aromatiche, che oltretutto poi le possiamo utilizzare anche per cucinare, quindi viva le erbe aromatiche, anche perché poi hanno tendenzialmente sono semplicissime da coltivare, sono profumatissime, sono utilissime e le puoi anche, se magari ne hai tante, le puoi anche essiccare e utilizzare durante l'inverno, oppure le essichi e le
fai dei sacchettini piccoli e li regali per Natale, o fai dei sacchettini di cotone, o dei sacchettini, oppure utilizzi, li essichi e li utilizzi dei vasetti di recupero, e quando vai a trovare un'amica, un familiare, quando vai a trovare qualcuno di speciale, gli regali le tue piante aromatiche dove c'è all'interno tutto il tuo amore. Quindi, secondo me, come hobby è bellissimo, rilassante, ma anche utilissimo. Due, questo è secondo me meno utile a livello pratico. Io non sono mai riuscita a farlo, non lo amo particolarmente fare, ma mi piace molto vedere e guardare. Ho molte amiche che praticano questo hobby, gli origami, l'arte giapponese di piegare la carta. Adoro, adoro vedere che fanno gli origami, quando fanno gli origami. Nella maggior parte dei casi si utilizza della carta di riciclo, della carta stampata, della carta che magari viene buttata via e ci puoi creare delle farfalle, de delle scatoline, addirittura delle scatoline piccoline dove ci puoi mettere dei regali di Natale, dei regali per tutto, anche degli svuotatasche. Ci crei le scatoline, ormai sul web, se vuoi imparare c'è tutto, se vai su YouTube e cerchi origami, come fare una farfalla con la carta, ti esce l'universo. Io ho poca pazienza, amo di più gli hobby un po' più pratici, utili, però anche questo è stupendo e veramente a costo zero, perché lo puoi fare in qualsiasi stagione, lo puoi fare in qualsiasi posto con un foglio di carta riciclato. Magari trovi questo foglio di recupero dei miei appunti e ti metti a, magari anche sporco di unto perché sto cucinando, e ti metti a fare gli origami. Bellissimo, stupendo, meraviglioso. Il 3, questo lo amo alla follia, lettura. Sfruttare le biblioteche pubbliche o gli scambi di libri. Io mi ricordo, io ho sempre frequentato tantissimo la biblioteca del mio paese. Mi ricordo che, siccome ho due figlie, hanno meno di 2 anni di differenza, manca una settimana ai 2 anni. Una è nata il 12 aprile e la terza è nata terza, perché il primo è un maschio, è nata il 6 di aprile, quindi manca una settimana, e avevo il passeggino gemellare per muovermi meglio. E mi ricordo che le portavo in biblioteca già nel passeggino, c'era un tappeto, le facevo sedere lì, gli davo in mano i libri, quelli tattili, a volte gli leggevo qualcosa, a volte mi leggevo io qualcosa, intanto loro giocavano. Ed è stata una bella, me lo ricordo con tanto piacere, e quindi o scambiatevi i libri. A volte nelle biblioteche ho visto che ci sono proprio lo scambio di libri, c'è un angolo che ho scritto qua, tipo puoi lasciare giù, lasciare un libro e ne prendi un altro, quindi veramente stupenda sta cosa. E non costa niente alla fine, se hai già i libri in casa oppure la biblioteca. Qui nel bresciano e cremonese c'è una rete bibliotecaria, bergamasco anche forse, una rete bibliotecaria favolosa. Tu prenoti il libro online e te lo fai arrivare nella biblioteca, che sei più comoda, quindi è veramente stupenda sta cosa. 3, no, 4, scrittura creativa, tenere un diario o scrivere brevi racconti. Allora, secondo me è molto bella come terapia, tenere un diario alla sera prima di andare a letto e scrivere i tuoi appunti. Le cose per cui sei grata. Adesso utilizzano tanto il diario della gratitudine, è una cosa che probabilmente farò anch'io, perché siccome, se magari non mi conosce, è la prima volta che vedi questo video, io scrivo libri da autodidatta, mi piace tantissimo. Mi manca fare proprio il diario della gratitudine. Mi piacerebbe creare questo diario della gratitudine per poi metterlo online. È un diario dove si fa la grafica iniziale, dopo ogni persona lo compila. Sono diari che costano dai 4-5 euro fino ai 12-15, dipende tantissimo anche dalle pagine. È uno dei progetti che ho, prima di tutto per tenerlo per me e poi anche per donarlo come hobby.
come hobby, ma anche come lavoro proprio, perché poi comunque se tu scrivi il tuo diario o il tuo diario magari personale, però se scrivi dei brevi racconti, ti ricordo che esiste una cosa che si chiama self-publishing, che magari come nome a me non piace particolarmente perché c'è chi ci marcia su, c'è chi te lo fa passare come una cosa semplice. In realtà non è così difficile da fare, è il contenuto che deve essere di sostanza, però puoi anche, come faccio io, puoi anche pubblicarlo e ma, chissà magari anche venderlo o comunque lo pubblichi a costo zero perché Amazon ti permette di pubblicarlo a costi zero. Te lo fai pubblicare da Amazon e poi tu lo autocompri da te, lo autocompri da te per fare i regali, quindi senza spendere niente, nel senso che tu acquisti il libro e il prezzo lo decidi tu. Quindi, secondo me è un'opportunità pazzesca. Chi ha un sogno nel cassetto di scrivere libri può, io infatti avevo questo sogno e l'ho realizzato, quindi è una bellissima opportunità. 5. Disegno o schizzo con matita e carta. Anche qui ho delle amiche bravissime che scrivono, è una cosa bellissima vederle intanto che si rilassano con questa matita e fanno questi schizzi, questi disegni con la matita e creano veramente delle bellissime opere d'arte. Io non sono capace. Io proprio non ce la fo, però è meraviglioso. Penso che faccia rilassare tantissimo e crei delle cose uniche, perché anche tu stessa poi una cosa così non potrai più riprodurla, perché lì c'è dentro tutte le tue emozioni di quel momento, la tua calligrafia di quel momento, il tuo stato d'animo di quel momento. Quindi è una cosa pazzesca. Mi piace tantissimo come idea, anche se in realtà questa non lo so fare. 6. Meditazione e tecniche di respirazione. Allora, su questa cosa negli ultimi anni c'è stata una bulimia inimmaginabile. Vedo tanta cacca spacciata per spiritualità. Vedo purtroppo con mio rammarico troppe persone che si dichiarano, che si atteggiano da spirituali e poi alla fine di spirituale non c'è assolutamente niente. Però a me piace, non sono mai andata a fare un corso di meditazione proprio perché questo approccio mi spaventa molto, nel senso che mi fido poco delle persone e mi fido ancora meno delle persone che si dichiarano spirituali o che si atteggiano o si vestono da spirituali, che si fanno vedere troppo spirituali, mi sanno di falso. E magari sto dicendo una cattiveria, una cosa brutta, non faccio di tutto un erba un fascio, assolutamente, anzi tutt'altro. Però la vera spiritualità secondo me ce l'hai dentro e non c'è bisogno di ostentarla in giro. Per cui io faccio tantissima meditazione, ho tecniche di respiro, non sono bravissima, ma meditazione tanto, guardo video su YouTube. Io mi metto lì perché se la faccio da sola, poi sapete che la mente poi parte, va. Allora io metto le meditazioni guidate, di modo che io ascoltando la voce, cerco di concentrarmi sulla voce e i pensieri mi partono e la testa mi parte di meno. Io ho utilizzato questa tecnica per meditare, mi piace tantissimo. 7. Yoga a casa seguendo tutorial gratuiti. Ovviamente vorrei spezzare una lancia ai corsi, anche se qui stiamo parlando di un'altra cosa. Tutto ciò che è YouTube, come sapete, se mi segui da tanto tempo, io lo adoro perché puoi imparare qualsiasi cosa. La cosa un po' negativa è che magari quando si parla di yoga, si parla di ginnastica, c'è il rischio che tu guardi sì un video fatto bene, magari anche da una professionista, ma non ha. Tu a casa facendolo magari ti metti in posizioni sbagliate che magari ti fanno male invece che bene, perché non c'è qualcuno che ti corregge o non ti sistema. Ecco,
questo è uno dei svantaggi, ecco, di fare queste pratiche. Però volendolo puoi serenamente fare. Mia figlia Michela è una vita che fa yoga a casa, non ha mai fatto un corso in presenza, eppure è meravigliosamente brava seguendo i tutorial di YouTube. Solo pochi secondi per dirti che è uscito questo libro, Risparmia Adesso, 69 modi reali, veri, facili e alla portata di tutti per risparmiare senza dover rinunciare alle cose che ti piacciono, ma con uno stile di vita più sobrio, ma che ti permetterà di realizzare i tuoi sogni. Questa è una promessa, perché io stessa ho realizzato i miei sogni. Questi sono i modi che io ho utilizzato durante questi ultimi 12 anni. All'inizio non li conoscevo tutti, solo adesso dopo 12 anni li conosco tutti e ti risparmio il lavoro di cercarli. Sono tutti qui dentro e ti invito a cliccare sotto se vuoi vedere l'anteprima. Nell'info box trovi tutte le informazioni. 8. Escursionismo urbano. Questa è una cosa particolare, nel senso che se vivi in città puoi fare proprio un escursionismo urbano. Se non hai tempo, magari durante la settimana, di muoverti dalla città appunto perché lavori, puoi lasciare i mezzi, non prendere i mezzi un giorno oppure la macchina e esplorare nuovi quartieri della città con occhi magari un po' diversi, nel senso che soffermarsi su quel balcone, come è fatto quel balcone, che ringhiera, che fiori ha, che finestre ha questo balcone, che disegno o che capitello ha questo, non passare distrattamente dai quartieri, ma guardare con occhio completamente diverso e curioso, come se fossimo dei bambini. 9. Fotografia con lo smartphone. Ormai adesso abbiamo dei telefoni, a parte il mio, che magari se sei un esperto o un'esperta vedrai delle immagini non corrette, la luce non perfetta, un video che non è della qualità migliore, ma è anche il significato per il quale faccio video. Se dovessi fare tutto perfetto non mi metterei neanche a fare video, perché non mi piace di più la spontaneità, il casino che c'è magari sul camper, in casa. Quel momento in cui sento o voglia di fare il video, io prendo il cellulare e faccio il cellulare. Adesso abbiamo dei cellulari, io ho un cellulare che è costato 150 euro 4 anni fa più o meno e lo sto stramega utilizzando per lavoro. Magari se hai un cellulare un po' più bello, come mia figlia, le mie figlie si sono appena fatte regalare dai genitori il cellulare e sono ovviamente ancora a costi contenuti, però fanno delle foto stramega fantastiche rispetto al mio ed è meraviglioso. Puoi fare come hobby questo, ma poi ci sono anche delle piattaforme online dove puoi inserire le tue foto e sperare in una donazione, quindi le puoi anche mettere a disposizione gratuitamente di tutti, poi se qualcuno le scarica, le può scaricare gratuitamente, però puoi anche chiedere una piccola donazione, non sono obbligati a dartelo, però alla fine, piuttosto di lasciarle lì gratis sul cellulare, le puoi mettere anche online a disposizione di tutti. 10. Cucito e rammendo creativo con materiali di recupero. Anche qua tutorial su YouTube ce ne sono a bizzeffe su come fare il cucito creativo, su come sistemare una maglietta, su come cambiare una maglietta se la tagli di qua, ci aggiungi di qua. Io sono pessima in cucito, non ho mai fatto questi tutorial, ma rimango sempre a bocca aperta ed incantata quando vedo queste opere d'arte, perché sono veramente delle opere d'arte meravigliose. 11. Creazione di collage con riviste vecchie. Anche questo, io ho un'amica che fa una cosa così bellissima. Tantissimi anni fa, quando barattavo, c'era un'amica che adesso ha anche un negozio che faceva delle tovagliette americane
con della carta di recupero, quindi faceva dei collage con la carta di recupero con delle riviste, poi le plastificava e faceva delle tovagliette americane. Oppure dei segnalibro, anche con delle bustine del tè faceva queste cose. Era una cosa pazzesca e meravigliosa. Io comprerei una plastificatrice solo per fare ancora per rivedere queste cose qua, perché veramente erano bellissime. Dovrei guardare quanto costerebbe plastificarle, però sarebbe una figata pazzesca. Creazione 12, imparare una nuova lingua con app gratuite o scambi linguistici. Anche qua ci sono delle app gratuite che ti fanno giocare e ti insegnano a scrivere una nuova lingua e ti insegnano a parlare una nuova lingua. YouTube, ci sono tantissime tipologie di corsi, c'è chi te lo dice in italiano e te lo dice in spagnolo, io parlo dello spagnolo in spagnolo, c'è chi invece ti fa proprio il corso, corsi proprio mirati, c'è di tutto e di più. Anche questo è un hobby utilissimo, perché senza le lingue non vai da nessuna parte, lo dice una che non sa le lingue, quindi vi garantisco che è così, l'ignoranza poi alla lunga si paga sempre. E 13, raccolta e pressatura di fiori e foglie, anche questo è meraviglioso, ti sblocco un ricordo quando eravamo piccoli che raccoglievamo le margherite, cercavamo i quadrifogli e li mettevamo nei libri per seccare. Ecco, questo è diventato un hobby, ci sono le pressature, le puoi fare anche a casa senza acquistare queste cose. I libri sono dei pressatori meravigliosi, ma se vuoi ci sono anche dei tutorial su YouTube dove c'è proprio questo filone, quindi ti insegnano a raccogliere i fiori e a pressarli, quindi anche qua è un hobby secondo me pazzesco, meraviglioso. Puoi raccogliere, se li trovi, anche i fiori vicini alla strada, anche in città, perché non utilizzandolo come consumo, come tisane, va bene anche questi fiori, anche se sono inquinatissimi, anche se sarebbe meglio andare in campagna, però ovviamente sappiamo che non tutti abitiamo in campagna, non sempre li troviamo, perché anche se abiti in campagna come me, ma poi c'è l'agricoltura intensiva, non si chiama più campagna e si chiama tutto tossico e chimico. E però se magari c'è bisogno di andare sempre in alta montagna, ecco. 14 ed ultimo, sono arrivata quasi a 20 minuti, storytelling orale, raccontare storie agli amici e ai nipotini. Qua, attenzione a non rompere le scatole troppo, nel senso che se ti piace raccontare delle storie, ci sono delle persone proprio nate per raccontare storie e magari se le inventano lì in quel momento lì, sono paurosamente bravissime. Fare storytelling ormai è diventata un hobby meraviglioso anche su YouTube, e quindi vivo lo storytelling. Buona vibra, al prossimo video. Non volevo farlo così lungo, ma secondo me ci sono tantissime idee dentro. Buona vibra.